sono davanti alla stazione di Torano. Mancano pochi minuti alle 22. Tra qualche istante passerà qui da questa stazione il treno Freccia Argendo, Sibari e Bolzano. Non è un treno fantasma. È questa stazione fantasma. È questo un luogo fantasma. Venendo ho incontrato solo un cane. Sì, solo un animale. Ma molto presto questa situazione cambierà, dovrà cambiare. E questo luogo dovrà diventare un luogo vivo, cuore pulsante per i nostri territori, per i nostri comuni. Perché noi riusciremo a far fermare questo treno in questa stazione e daremo questa grande, unica e irripetibile opportunità a oltre 300.000 persone di più di 60 comuni dell'area urbana di Cosenza, del Savuto, della Presila, dell'Esero, della Valle del Crati, delle Serre. Questo è il senso vero, la sfida, l'importanza della nostra battaglia. Io questa sera non avrei dovuto essere da solo, ma insieme a me centinaia di persone che aspettavano che altrettanti passeggeri scendessero da questo treno veloce per poter raggiungere i loro paesi. Ma molto presto arriveremo a questo, ad ottenere questa grande conquista civile. Noi partiremo da qui per rilanciare, riscattare i nostri paesi, i nostri territori, i nostri comuni, facendo fermando questo treno in questa stazione. Qui a Torano, dove io mi trovo adesso da solo, e dove aspetto che questa sera passi questo treno Freccia Argendo. Eccolo, il treno Freccia Argendo che passa dalla nostra stazione di Torano. Presto questo treno fermerà qui, a Torano. È la promessa di questa sera. Presto anche questa stazione avrà la fermata del Freccia Argendo.